noi complessivamente siamo molto soddisfatti dell'incontro di oggi, perché è la dimostrazione che in questo tavolo in prefettura, con i soggetti coinvolti, è qui che si decide la Bagnoli di domani. La discussione è stata molto ampia, non contratta, leale, franca, costruttiva, quindi noi siamo molto soddisfatti di questo. È chiaro che rimane una posizione, chiaramente, di, se lo sapete, di divergenza sulla cabina di regia, ma credo che quello che è accaduto oggi è un frutto di un grande, costruttivo, efficace livello di cooperazione istituzionale, perché oggi si è parlato di tutto. Si è parlato di risorse economiche, risorse finanziarie, si è parlato di bonifica, si è parlato di rigenerazione urbana, si è parlato di tutto, e con soddisfazione anche, fermo restando che sono dei punti su cui bisogna lavorare, abbiamo potuto anche constatare, senza dare percentuali perfette, che insomma su circa l'80%, forse anche più, del lavoro che il Comune ha fatto in questi anni c'è una convergenza della posizione del Governo della Repubblica Italiana. Cominciare dalla bonifica totale, la rimozione della colmata. Su questo mi sento, e chiudo, di ringraziare profondamente la città, perché credo che oggi con questo risultato, un grande risultato della città di Napoli, del popolo napoletano, che non ci ha mai fatto mancare il sostegno anche quando qualcuno ci voleva chiudere nell'angolo dell'isolamento. Quindi grande soddisfazione per la città, e noi continueremo a lavorare con la capacità di dialogo che cercheremo di mettere in campo, il gentleman agreement, non faremo mai mancare il tentativo di raggiungere il più alto livello di mediazione senza rinunciare alle nostre idee. Dopo l'incontro di oggi mi sento di dire che effettivamente si è molto vicini a un accordo storico su Bagnoli. Sindaco, il Ministro ci ha detto che comunque la prossima cabina di regia presenterà il progetto del Comune, anche se ci sono già dei punti in comune, insomma, del progetto del Governo, anche se lei non sarà presente, ma ugualmente l'ha invitato a partecipare. Sì, il Ministro De Vincenti mi ha più volte invitato a partecipare, oggi ha fatto un invito anche, come dire, accorato sulla nostra partecipazione alla cabina di regia. Sapete qual è la nostra posizione, la nostra divergenza, siamo assolutamente persuasi che se si fosse fatto quello che noi diciamo da due anni, cioè convocare questo tavolo, oggi saremmo già molto più avanti. Se parlate con il Ministro vi dirà che se non fosse stato il commissario non saremmo qua, questa è la nostra divergenza, noi guardiamo a domani. Abbiamo vari livelli su cui ci dobbiamo confrontare. C'è il tavolo delle consultazioni e del dialogo che stanno mettendo in campo i vari uffici. Cioè non è che qua dialogano solo i soggetti che oggi avete visto seduti a questo tavolo, poi ci sono i vari incontri tra i tecnici, i tavoli sull'urbanistica, sull'ambiente, sulla rigenerazione urbana, sulle bonifiche. Quindi noi abbiamo deciso di aumentare il dialogo tra i vari uffici proposti, come avviene, diciamo, nei migliori momenti in cui attraverso le relazioni diplomatiche e istituzionali si deve raggiungere un risultato importante, si deve firmare un accordo. Poi c'è la conferenza dei servizi, poi ci sono i tavoli istituzionali e poi c'è la cabina di regia. Noi siamo assolutamente dell'idea, e lavoreremo in questa direzione, che raggiungeremo l'obiettivo che ci siamo prefissi senza che venga meno un principio che noi consideriamo assolutamente fondamentale e che il tavolo di oggi ci ha profondamente rincuorato. La decisione per quella che sarà la Bagnoli di domani non possono che metterla in campo, realizzarla, condividerla i tre soggetti istituzionali che devono dire la loro in questa vicenda: il Governo della Repubblica Italiana, trattandosi di un SIN e tutte le cose che sapete, il Governo della Regione per quanto riguarda i fondi europei, e soprattutto, consentitemelo di dire, il Governo della città di Napoli con tutte le sue articolazioni. E non vi sarà sfuggito il fatto che abbiamo voluto fortemente, e ringrazio il Ministro che ci ha consentito di questa cosa, di aver voluto al nostro tavolo il Presidente della Municipalità Decima, che lo vedete qui seduto al mio fianco, Bagnoli fuori rotta, perché noi oggi abbiamo portato
il progetto Bagnoli, che è stato condiviso con i territori, che è stato frutto di tanto dialogo, di tanto ascolto e che ancora lo sarà nei prossimi giorni. Quindi credo che da questo punto di vista oggi la discussione che è stata fatta ci ha consentito di individuare l'80% dei punti di cui siamo d'accordo, quegli altri sui quali dobbiamo discutere, ma sono tutti punti su cui mi sento di dire che siamo in condizione di raggiungere in tempi molto rapidi un accordo. Cioè non c'è nessun punto, se non la cabina di regia, che però è superabile da un accordo istituzionale di questo livello, non c'è nessun punto di quelli su cui discusso, in cui si è discusso, in cui mi sento di dire che non c'è la possibilità di raggiungere un accordo. Perciò siamo assolutamente fiduciosi del lavoro che ci attende, ma soprattutto del lavoro che abbiamo fatto, perché io devo dire la verità, si è fatto un lavoro enorme e oggi è stato dato atto alla città, il lavoro è stato importante. E se posso aggiungere un'altra cosa e chiudo, e questo è un fatto positivo, ho avuto la sensazione che soprattutto negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, il governo abbia tenuto conto del lavoro della città. Noi abbiamo visto un cambiamento, come dire, anche nella proposta che all'inizio loro ci hanno formulato, perché oggi è funzionato in questo modo: prima il governo ha esposto il piano e poi il comune ha esposto il piano. Il nostro è quel piano, le nostre idee sono sempre quelle, le conoscete perché ci confrontiamo da tanto tempo. Io apprezzo questo fatto, lo trovo un fatto importante, cioè come noi stiamo qui seduti attorno a un tavolo, non facciamo mai mancare la cooperazione istituzionale, mi sento di dover dire che abbiamo apprezzato che si tenga conto di questo, tanto è vero che noi fortemente lo vogliamo ricondurre a questo tavolo in cui ci sono i vertici delle istituzioni, e il ministro da parte sua invece dice questo tipo delle vostre idee che noi abbiamo anche recepito, portatele in cabina di regia. Mi sembra che ci troviamo di fronte un po' a questo tipo, chiamiamolo così, di divergenza, che è un po' anche normale per il livello di conflitto che c'è stato su Bagnoli, sulla cabina di regia. Cioè ci rendiamo conto insomma che in questo momento il risultato raggiunto credo che ci rende particolarmente soddisfatti. Sindaco, scusi, allora questo 80% è chiarissimo, su cui siete d'accordo, ha detto vicini a un accordo storico e quindi questo è contagioso per la città, è uno spirito costruttivo. A me mi sfugge però il monosillabo finale, visto che dobbiamo fare un lavoro di traduzione. Ci andate in cabina di regia, sì o no? Ma perché si deve così No, è il nostro lavoro, cioè mi permetto di sottolinearlo solo perché lei ha detto è superabile, però vogliamo anche raccontarlo. Allora, siccome lo dovete raccontare, siccome noi riteniamo che la cabina di regia non sia il luogo in cui si decide la Bagnoli del domani, noi oggi sicuramente escludiamo che ci sia la presenza politica alla cabina di regia, perché noi siamo estremamente soddisfatti del lavoro che si è fatto oggi. Adesso attendiamo la traduzione di quello che abbiamo deciso nei luoghi che sono esecutivi. Noi ci tocca decidere che cosa vogliamo fare di Bagnoli, e oggi io mi sento di dire che, avendo il governo ascoltato le ragioni del comune, le proposte del comune, avendo riunito un tavolo, convocato un tavolo di questo livello e qui si è deciso di questo, questo è l'elemento per noi fondamentale. Qua adesso bisogna tradurlo in atti concreti, non c'è bisogno di un luogo in cui riformulare politicamente, istituzionalmente il dialogo, la dialettica e le decisioni. Tant'è vero che io ho proposto al Ministro, alla fine anche, quello che ci saranno una serie di incontri che saranno necessari per portare a compimento quello che ci siamo detti. Il Ministro sicuramente convocherà la cabina di regia, noi auspichiamo che sia molto utilizzata la conferenza dei servizi, e poi alla fine ho detto, se ci sono dei punti su cui non si trova nei luoghi tecnici, nei luoghi amministrativi, nei luoghi delle difese dell'ambiente un accordo, e ci sono dei punti, che cosa fare di Nisida, che cosa fare del Borgo a Coroglio, che cosa fare, cioè, su altri 2-3 punti che sono quel 20% che ci siamo detti, alla fine ho detto sarà solo per il piacere di incontrare un'altra volta il Ministro dei Vicenti, ci potremmo tranquillamente incontrare un'altra volta. Cioè, la decisione politica su temi strategici mi pare ovvio che non la debba prendere la conferenza di servizi, la cabina di regia, la prendono il Presidente del Consiglio attraverso le sue articolazioni, in questo caso il Ministro del Mezzogiorno
che ringraziamo per il lavoro anche che ha messo in campo, il sindaco di Napoli, con le sue articolazioni, il presidente della regione, si ritiene di partecipare anche. Sindaco, la riunione di oggi è stata anche un po' l'occasione, proprio lei faceva riferimento al presidente De Luca, di confrontarsi di nuovo con la regione dopo che lei nelle ultime settimane aveva un po' parlato di difficoltà di contatti. Oggi è anche la ripresa del dialogo con la regione o... Ma noi chiaramente apprezziamo che la regione è stata presente con una delegazione molto autorevole a questo tavolo, il presidente Luca è stato presente nella prima parte, poi almeno non ho visto più che si sia allontanato. Quindi noi apprezziamo il fatto che ci sia ovviamente la regione, non può non esserci la regione, ho detto sempre, nelle mie dichiarazioni la troverete sempre la regione, a differenza di altri che certe volte si dimenticano, c'è il comune, nelle mie dichiarazioni la regione la troverete sempre, compreso oggi nel mio intervento, non so se sarà stato registrato, ho più volte citato la regione Campania, il suo ruolo, i fondi europei, quindi per noi è fondamentale. Io come sapete e noi come sapete bene vogliamo auspicare sempre una cooperazione più forte, più efficiente e più efficace con la regione Campania, quindi da questo punto di vista da noi verrà sempre la richiesta del dialogo, i nostri assessori comune e regione sono in contatto, i capi di gabinetto si sentono, poi se il presidente della regione Campania ritiene personalmente di non voler avere il dialogo con il sindaco di Napoli, vi devo dire la verità, abbiamo talmente tavoli e dialoghi da fare ogni giorno che non ce ne facciamo una ragione, cioè non è quello il tema, il problema non è mio, è di altri. Sindaco, posso fare una domanda? Il ministro prima ci ha elencato, diciamo anticipando quello che ci state dicendo in questo momento, quelli che sono stati gli altri, così li ha definiti, i punti di convergenza tra i due progetti, definiamo. Ed era, diciamo, favorevolmente colpito da questo clima che si era creato. Ora ci parlava di un 80% di accordo che in realtà è trovato, l'80%. Ci potreste anche dire quel 20% che è difficile da incastrare o che su cui ancora non è stata trovata una convergenza, perché Nisida per esempio, però Nisida non rientra nel progetto del governo, il carcere di Nisida non c'è nel progetto del governo. In realtà... Allora, no, se ci arriviamo, allora vado per titoli chiaramente. Il problema è che il governo nel suo progetto intende aumentare molto la presenza dei servizi all'interno di Bagnoli. Ovviamente ho chiesto, ma che significa servizi? Servizi è tutto e niente. E quindi lì si deve aprire un ragionamento per capire che si intende per servizi. E questo è un primo tema. Poi c'è Nisida Porto Turistico, che c'è in realtà, perché nel loro progetto c'è il porto turistico, si parla di Nisida, e quindi questo è un tema di approfondimento. L'altro approfondimento è Città della Scienza, su cui voglio dire però con apprezzamento, c'è la convergenza su quello che noi diciamo da tempo, cioè che l'archeologia industriale, quindi museo, tutto quello che ne deriva e quindi Città della Scienza, debba andare a monte, perché siamo tutti quanti consapevoli che si debba fare balneabilità, recupero della linea di costa, spiaggia pubblica e insediamenti non ingombranti e non pesanti sulla spiaggia, quindi la passeggiata a mare, il lungomare, insomma, questo mi sembra un altro grande vittorio della città. E poi Borgo Coroglio, che è l'altro, cioè questi in realtà sono i punti su cui lavorare, ma non che ci sia una divergenza, su cui lavorare. E quello che vorrei dire, noi sull'80% abbiamo, siamo d'accordo. No, ce l'ha detto anche. Da lavorare non significa che c'è una distanza incolmabile, da lavorare significa che bisogna approfondire nei prossimi giorni. C'è un altro tema importante, che questo livello così alto di sinergia istituzionale, governo nazionale, governo regionale e governo locale, può con un progetto porta sicuramente ad essere particolarmente credibili con Bruxelles per superare un tema che non vi sfugge, che è il tema su come nel passato sono stati impiegati i fondi europei e come sono rimaste appese delle situazioni dal Turtle Point alla Porta del Parco al parco dello sport. Quindi da questo punto di vista andare col progetto Bagnoli attraverso il governo, attraverso il ministro a Bruxelles per parlare con la Commissione europea con un progetto così forte
così forte, io credo che questo sia un grandissimo altro elemento di forza dell'Italia, sentire dire, perché poi Bagnoli a questo punto, se si raggiunge l'accordo, non è più solo Napoli, diventa un tema italiano e un tema europeo. Quindi noi adesso lavoreremo con quei tavoli di consultazione, incontri che si fanno quando si deve raggiungere un obiettivo, no, tutte le cose, nella politica, nelle istituzioni, nella diplomazia, per capire bene il contorno dei servizi e per i punti che vi ho detto su Nisia, Porto Turistico e Borgo Corroglio. E poi credo che sia stato molto apprezzato il fatto che l'assessore Piscopo per conto del Comune ha illustrato anche con le slide tutto il lavoro che abbiamo fatto, poi abbiamo nuovamente consegnato al governo il lavoro, questo è il frutto veramente di serietà. E vorrei anche aggiungere che è stato dato atto a questo tavolo che mentre il governo si è assunto la responsabilità dello sblocco Italia, come sapete noi non abbiamo condiviso l'articolo 33, anche noi un pezzetto di sblocca Bagnoli lo abbiamo fatto con altre modalità che l'ordinanza di Inquina Paga, che ha formato oggetto di un paragrafo importante della relazione del governo. Quindi credo che quello sia stato un passaggio assolutamente importante quando domani si dovrà riscrivere la storia di Bagnoli e di come Bagnoli si sia e quando e perché Bagnoli effettivamente si sia sbloccato. Sindaco, un'ultima domanda. In pratica, rispetto ai mesi precedenti, c'è una riflessione, una svolta su Bagnoli, ma anche su altri argomenti. In pratica, da quando non c'è Renzi. No, partirei dalla prima mia riflessione. La vittoria della città è la vittoria democratica del popolo di Napoli. Io, se posso indicare due passaggi fondamentali, poi ce ne sono altri, sono anche quelli più diplomatici e più istituzionali, ma sono la vittoria alle comunali di giugno 2016 della città di Napoli, che ha eletto Luigi De Magistris, è uno dei punti significativi della campagna elettorale a Bagnoli, quindi anche con la vittoria del nostro candidato dopo tanti anni a guida Partito Democratico, la vittoria democratica per il referendum. Però consentitemelo di dire, anche, e quindi una grande vittoria della città, dei movimenti, delle associazioni, dei comitati, del territorio, quando dico città intendo questo, però anche un lavoro importantissimo a livello istituzionale. Cioè noi, anche nei momenti più difficili, abbiamo dimostrato un alto senso delle istituzioni. Noi abbiamo sempre ricercato il dialogo, anche quando cercavano di metterci nell'angolo, sempre. Cioè il profilo istituzionale lo rivendichiamo. Noi abbiamo lottato sui territori, abbiamo difeso la città, abbiamo dialogato, abbiamo ascoltato, certe volte abbiamo preso anche le critiche sui territori, perché la democrazia è questa, poi siamo andati però anche sui tavoli istituzionali. Oggi per questo noi ci sentiamo come città, una città credibile, una città, come dire, che ha un senso di autonomia forte, ma che ha dimostrato che quando le istituzioni dialogano e parlano tra loro e si rispettano reciprocamente, ogni risultato è possibile. E oggi siamo veramente a un passo da un accordo che è storico, perché Bagnoli significherà posti di lavoro, bonifica, riqualificazione, rilancio, passeggiate a mare, sviluppo, università, ricerca, edilizia pubblica, servizi, parco, mare, balneazione, c'è tutto. E se questo oggi si raggiunge, lo dobbiamo dire, credo che la città di Napoli ha svolto un ruolo da protagonista, perché non ha rinunciato alle sue idee e ha avuto la capacità e la pazienza di dialogare. Ecco perché oggi non ci possiamo perdere su un punto e virgola, supereremo anche il punto. Per chi segue Bagnoli da 20 anni, no? Anche per chi legge di Bagnoli da 20 anni, lei se la sente di dire che questa è la volta buona? Utilizzando un altro quello è un termine renziano, non porta. Vabbè, quindi altro... diciamo che detto il napoletano, ce lo siamo detti, che siamo, secondo me, veramente a un, non vedo un passo, però credo. Allora, diciamolo in questo modo, siccome mi pare di capire che non sapremo quando, ma a breve si va a votare, non a Napoli ma a livello nazionale. È chiaro e mi sembra che ci sia la volontà di tutti di chiudere un accordo definitivo e completo su Bagnoli prima che si possa andare a una scadenza elettorale. Io credo che se lavoriamo come abbiamo lavorato oggi, io mi sento di dire, non ci siamo confrontati tra di noi, ma che sicuramente prima dell'estate l'obiettivo, diciamo, di un accordo su Bagnoli complessivo, bonifica, rigenerazione urbana e tutto quello che ci siamo detti è assolutamente a portata di mano. Cioè noi lavoreremo per chiudere un accordo in primavera e da come è andato il tavolo di oggi mi sento di dire che se ci mettiamo la buona volontà istituzionale che si è messa in campo oggi, al di là che ogni tanto potremmo avere
qualche chiama di scintilla, ma quella fa bene alla democrazia, alla dialettica, perché non è che oggi si accorciano le distanze politiche tra i soggetti che erano presenti, oggi si fa un risultato istituzionale di altissimo livello, che è una cosa diversa, e noi ancora una volta rivendichiamo: una cosa sono le istituzioni che devono raggiungere l'obiettivo cooperando e dialogando tra di loro, altra cosa è l'autonomia politica e le divergenze di opinioni che, per quanto ci riguarda, almeno per noi, sono il sale della democrazia e quindi servono anche per trovare una sintesi sempre più alta nei ragionamenti complessivi. Sindaco, si è parlato di investimenti, di fondi? Sì, perciò è stata una riunione di alto livello, importante, perché si è parlato di risorse economiche, di risorse finanziarie, quello che serve per la bonifica, quello che serve per il progetto di rigenerazione urbana, dove chiaramente il dialogo, cioè, ci sta, ci deve ancora vedere, però complessivamente sì, si è parlato di risorse e mi pare di capire che ci sono tutte le risorse necessarie per fare la bonifica. Anche questo è un grande risultato, perché coniuga due passaggi: l'ordinanza che inquina paga, e quindi il ruolo del comune, e la volontà del governo finalmente di mettere le risorse essendo un sito di interesse nazionale. Ci dà qualcuna di queste cifre? Ce lo ricorda il sindaco? 3-4 cifre non vado errato per la bonifica, complessivamente siamo su 270, precisamente 272 milioni di euro per la bonifica.